A grandissima richiesta, una delle vostre e delle nostre serie preferite. Perché partecipare a questo gioco, sfidarci, è Mamma un mia. qualcosa che ormai settimanalmente aspettiamo con ansia. E siamo qui appunto per sfidarci nuovamente in questo nuovo episodio di Missing Eleven, che ha deciso di proporci Mamma mia. una partita molto interessante, ma Sì. soprattutto la formazione di una squadra dell'epoca molto interessante, perché guardando la data, Certo. è la data della rinascita di questa squadra di Sì, Serie possiamo dire che è l'anno della rinascita, A. Detto questo, decisamente. ci arriviamo con Ciao calma. ragazzi, ben ritrovati a tutti. 5.000 mi piace entro oggi e domani stesso vi portiamo un nuovo episodio. Dipende tutto da voi. Fateci vedere tutto il vostro supporto, lasciare mi piace è gratis se volete più episodi settimanali. Lo ripetiamo, dipende tutto da voi. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri contenuti. Due canali di calcio e un canale extra calcio. Lasciamo tutti i canali in info box o come sempre compariranno qui durante il video. Prima di continuare però, fai scaricare loro l'applicazione più bella ma soprattutto gratuita per seguire il mondo del Vi calcio. basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e correre a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto, ma proprio tutto, il mondo del calcio. E vi devo ripetere che cosa offre OneFootball nel particolare, nello specifico, non lo faccio, perché credo che l'unico modo per capire di che cosa stiamo parlando sia semplicemente prendervi 10 secondi della vostra vita e scaricarla direttamente, gratuitamente, dal link in descrizione. Siamo sicuri che non ve ne pentirete. Ha! Indovina, la formazione, The Players in the Missing Eleven, la partita era Juventus 3, Torino 0. Serie A team all'Allianz Stadium, partita del 1° dicembre 2012. Non sono Parliamo di 11 sicuro. anni fa. Vabbè, Secondo me è 12 gennaio 2012. uguale. Mo, primo Insomma. dicembre. Eh no, perché la stagione è 11-12 e non 12-13. Tu devi sempre mettere cose in dubbio. Vabbè, comunque è la stagione di Antonio Conte. Giusto? No. No. Bene, Oh perfetto. Ok, non. 11-12 è l'anno del primo Antonio scudetto di Conte. Antonio Ok. Conte. Allora, io direi carta, forbici, sasso, come sempre per chi comincia, facciamo sempre valere il tuo regolamento. Mi raccomando, provate ad indovinare Sì. anche voi qui sotto nei commenti, eh. Vediamo chi ne indovinate più. Botta secca, eh. Comincia lui, ragazzi. Allora, non essendo. Non hai fatto, Sì. ok. Non essendo una partita del 2000, io presumo che qualcosina in più dovremmo eventualmente ipoteticamente ricordare. Si In presume. teoria, poi Si in presume. pratica non si può mai sapere. In questa serie abbiamo dimostrato di tutto. Andate a recuperare tutti gli episodi precedenti. Ci sono stati Ci delle vedo. sfide molto. Che? Non ci vedo. No, Non niente, ci niente. vede, vai, vabbè, comunque. Allora, cominciamo Dal dal portiere, portiere. che Ma meno male. Ma meno male, perché perlomeno il portiere credo di ricordarlo abbastanza facilmente. Mo' a meno che non stava a giocare alla riserva, che casualmente c'ha proprio 6 lettere. Però penso sia Gigi Buffon. 12. Vedo una difesa a 4. Sono un attimo frastornato, ma non dovrei esserlo. Perché la BBC. Ma l'aveva fatto. Ma Conte all'inizio giocava a difesa a 4. C'è un attimo di. Mamma mia. Ho capito, fermati. Chi è, ma non mi ricordo come si scrive. Hai capito chi è, ma non ti ricordi come si scrive? Ho capito chi è, sono sicuro. Deve essere per forza lui. Si scrive così. Stefan Lichtsteiner. Licht? Liga Paca. Te
te l'avrei data comunque buona, perché il giocatore l'ha indovinato. Mo non stiamo a sottilizzare sulla scrittura, te l'avrei data comunque. Ok, sette lettere. Sette lettere, diciamo che... Ce n'ho in mente uno io. Io pure, ce n'ho solo uno in mente, che ancora, tra l'altro, alla Juventus c'è sta. Bonucci. Senti, può essere che in quella partita non giocava, ma io di una cosa so certo, che la BBC già c'era 100%. Ok. E se Chiellini c'entra, c'entra lui. Sì, dai. È lui. Bella. Allora, qua è 2-6. Allora, forse ce l'ho. Me sa pure io. Forse ce l'ho. Non può essere De Sciglio, ovviamente. No, De Sciglio non può essere. Però te dico che nel momento in cui appena ho visto così de botto il Missing Eleven col 2-6 messo là, mi è preso un infarto, perché ho detto: e mo chi è? Invece poi, ripensando, c'è un giocatore. Un giocatore c'è. De Sceglie. Ed è proprio De Sceglie. Allora adesso partiamo sempre da destra. Ok, la nostra sinistra, che sarebbe in realtà la mezzala destra. Allora, c'era già? Allora, la mia domanda è: c'era ancora? C'era già? Sono due domande. Cinque lettere. Mezzala. Io sono deciso tra due giocatori. Mannaggia la miseria. C'ho tre nomi di tre centrocampisti. Tutti da cinque. E sono sicuro e convinto che di quei tre, due stanno qua in mezzo. Il problema è quale devo esclude. Sì. Sono tutti e tre da cinque. E c'erano probabilmente tutti e tre. Io rischio con quello che era imprescindibile per la Juventus all'epoca e che dovrebbe esserlo anche ora, ma vabbè. No, vabbè, dai, sì, dai, su. Mi è scappato un dito, ragazzi, non volevo dare il video. Pogben. Famosissimo. Allora. Lo sai con chi hanno deciso? Vediamo se lo sai. Lo so. Con chi? Con Vidal. Con Arturo Vidal. C'era già. Certo che c'era. Okay. Certo che c'era. E non Vidal ha giocato quella partita, vai. Più che altro. O potrebbe aver giocato da mediano. Esatto. Io adesso però, se proprio la sfiga me se vuole a canì, proprio così, prendeme da dietro il collo e fammi. O è Pirlo o è Vidal. È uno dei però, due. È uno dei due. Però, essendo il mediano da 5, io presumo che è Pirlo. Sia Andrea Pirlo. Lo penso anche io. Perché era stato preso da poco? Era il primo anno? E sì. Può essere sì. Io più che altro mo sto a pensare, Pogba, forse mi sa c'avevi ragione tu, mi sa era 12 dicembre, primo dicembre 2012, mi sa. E in base a che l'hai capito? A Pogba. Perché? Perché Pogba, mi sa, il primo anno dello scudetto non c'era, è arrivato dopo. Ah, ok, quindi c'hai ragione tu, non io. No, tu avevi detto... No, tu avevi detto gennaio, io avevo detto dicembre. Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, comunque, allora... Il centrocampo della Juve dell'epoca, io me ne ricordo quattro dei centrocampisti: Pogba, Pirlo, Vidal e un altro centrocampista. Un centrocampista importante che adesso fa un altro tipo di carriera, che riguarda sempre il mondo del calcio, e è lui. Chi è? È un tuo dio. Dovrebbe essere lui. Ci va di mettere N al posto della Marchisin. Allora, ok, facciamo
un rapido recap, perché finora le abbiamo indovinate tutte, sì. Ognuno ha indovinato la sua, sì. Per cui io sono 1, 2, 3, 4, giusto? Tu hai fatto Buffon, Bonucci, De Sceglie e Pirlo. Tu hai fatto Lichtsteiner, Barzagli, Pogba e Marchisio. Sì, ok. 11? 11. Io il nome, diciamo che in mente già ce l'ho. Pure io. Utilizzatissimo. Ma manca a farla apposta poi. Utilizzatissimo. Sempre commentatore Conte, come Marchisio. Emanuele Giaccherini. E fino a qua ci stiamo. Io mi ricordavo un attacco a due, però. Sai che io pure infatti sto un po'. Io mi ricordavo un attacco a due, ma può essere che sto modulo l'ha usato. Faccio veramente col Bari. Conte usava la difesa a 4, probabilmente agli inizi della carriera, anche con la Juve. Ma Conte l'ha riportata in Serie A? No? Ma chi? Chi ha riportato in Serie A? Ma che sto a dire? La Juventus? Ma che cavolo dici? Ma no. No. È 2012 poi, tra l'altro. Mi sto confondendo con l'anno del primo scudetto. Però Conte è arrivato, ha centrato l'obiettivo. E io là davanti mi ricordo due attaccanti. Questa cosa mi mette un po' in difficoltà. Però, ricordandomi quel tandem, io uno dei due me lo ricordo. Ok. E c'entra perché... Questo c'entra al 100%. Guarda caso, quello che mi ricordo e quello che c'entra tra i due nomi è quello che mi tocca. Quindi poi il problema, perlomeno per la prima botta, è il tuo. E qua dovrebbe essere lui. Dovrebbe essere Mirko Vucinic, perché era il 2012. Sì, dovrebbe essere Mirko Vucinic. Io penso proprio di sì. Ma sicuramente, infatti. Adesso il problema... Il problema è che, mio. Che poi tra l'altro... che poi tra l'altro, se lo indovini... Ho vinto. Vinci. Ma se lo sbaglio perdo. Perché poi... Se... Vuoi o non vuoi... E chi è? Te passo la palla. 8 lettere. 8 lettere. Mamma mia, chi Vucinic, è? Cassano. No. Sei girate tutte tranne la Juve. Ma anche per... Non c'entrerebbe comunque, no. Pur volendo. Vabbè, era per fare una battuta. Allora, questo sicuramente no. Hai pensato a Mitra Madri? Sì, io mi ricordo Madri Vucinic là davanti, ragazzi. Chi c'è stava nel 2012 alla Quagliarella Juve? È troppo lungo, perché c'era pure Quagliarella. Sì, era panchinaro, tra l'altro, c'hai ragione. Ecco chi era l'altro. E allora chi è? 8. Ma chi è? Ho indovinato. Chi è? No, non voglio credere che sia lui. Non voglio credere che sia... No. Oh, mi è venuto in mente Niklas Bentner. Però mi sa che c'era. Però mi sa che Bentner c'era. Ma sicuro? Ma c'era, certo che c'era. Cioè io l'ho buttata là perché è la prima che mi è venuta in mente con 8. Giaccherini, Vucinic, N. Ma là di quelle che hai messo non ce ne sta uno. Non ce n'è una. E chi è? Penso di averti dato un aiuto. Ma quale aiuto? Come una casa. Non ho la più pallida idea. Mamma mia. La N però sta al posto giusto. La N sta al posto giusto. Madri, Vucinic, Bentner. No, Giaccherini, Vucinic. E chi è? Non mi ricordo. Giaccherini, Vucinic. No, proprio c'ho un vuoto totale. Ma io pure. Ho un vuoto totale, totale. Un esterno. Chi? Ma che ne so. Un esterno. Oh, è un esterno. Attacco. Sì, sto a pensare, cercate fa mente locale. Giaccherini. Ma a me ancora mi arriva in mente Stigarribia. Giaccherini. Vucinic. Aspetta, c'ho avuto tipo un flash. Beh, da te.
Io non ne ho idea. C'ho avuto tipo un flash. Ma tocca a te, amico mio, comincia a sparare perché sennò... Un attimo. Mo facciamo come l'episodio precedente, mo tiro fuori una perla. Fecios. Fecios. E chi è? N, messa là così. Un indizio c'è. Un dai, altro indizio te l'ho dato. N'hai buttata là proprio. Un altro Ucinic. Inic. Inico. Questa. Questa è tosta. O la zecco o te o sì, poi. Sì, ha detto pure prima. Infatti ho indovinata, si è visto proprio. Ma perché ti ho dato solo una lettera sì, su 8. Buonanotte. Ma qua. Oh, guarda quanta roba abbiamo levato. Non ho idea, guarda. Non è quella giusta, ma lo faccio giusto per mandare avanti il gioco. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Ma che cos'è? G? Vin? Ma chi è? Ma io non ho capito. Vin? Ma chi è? Ma me l'hai scritto, non ho capito chi no, è. No, non ci voglio credere, ce l'ho buttata là a caso. Te l'ho sì, ma tu hai capito chi è? No! Ma chi è? No. Io non ho capito chi è. G. Vin. Ma chi è? Vinfo. Vimpo. Vinso. Vinxo. Vinco. Giovinco! No, lo vedi che te l'ho regalata. Lo vedi che te l'ho regalata, lo sapevo. Giovinco! Lo sapevo. Sebastian Giovinco! Lo sapevo che te l'ha regalata. Che poi con Conte era un rapporto un po' così. Lo sapevo. Cervigno, tu dai tanti nomi, che cosa mi sei andato a mettere? Lo sapevo che te la regalavo. Lo sapevo che te la regalavo. Lo sapevo. Lo sapevo che andavi di così. Ma da tanti nomi Cervigno che era quasi uguale. No, l'assonanza perfetta. Lo sapevo che te la regalo. Lo sapevo. Non ci sarei mai arrivato. Non ci sarei mai arrivato. Io a Giovinco non ci stavo più a pensare. Ma proprio perché no, Giovinco so anni che non era, gioca più in Italia. Insomma, io l'ho perso pure di vista. Non so manco se gioca ancora. Un'altra era geologica proprio, ragazzi. Ho vinto io de uno? 6 a 5. Nonostante ho cominciato io. Per un nuovo episodio, una marea di mi piace su questo video e ve ne portiamo subito un altro. Quanto vero te perda sto gioco, tu non c'hai idea. Guarda. Grazie per la visione. Mi dà proprio urto per da sto gioco, guarda. Alla prossima con un nuovo video. Ciao. Ciao, raga.